una volta questo porto era molto trafficato ed era vita, dove adesso vedete le barche tranquille, barchette per gli appassionati di pesca, al contrario di quando si viveva solo sul porto, non c'era la strada, c'erano i bragozzi, che sono quei barconi grandi dove trasportavano le merci, il materiale, arrivavano dal Trentino le mele, le patate e le portavano, la legna anche, e le portavano nel basso lago in fondo, dove là le scaricavano, ricaricavano farina, grano, frumento, che era luogo maggiore per diciamo dove producevano tutte queste cose che poi adesso le usiamo e le mangiamo anche noi, allora le portavano nel Trentino. Ecco cos'era. Dopo il paese qui Torbole viveva sul porto, c'era chi andava a pescare e pescavano i pesci per vendere, per vivere. Poi c'era chi nel porto navigava con le barche, c'erano i forestieri, non essendoci la strada volevano andare a visitare Limone, volevano andare a visitare Malcesine, volevano andare a passeggio da una sponda all'altra per vedere un paio di ore con la barca, ed era per loro era uno spasso, ma per il barcaiolo era guadagno, e si guadagnava e doveva metter via i soldi, perché dopo veniva il momento il momento dove non c'era guadagno, l'inverno era brutto, freddo e malattie. Allora non c'era come adesso che è pagato dall'assistenza, la cassa malati. Allora non c'era niente. Allora mettevano via le lire, c'erano le lire, prima c'erano le corone ai tempi dell'Austria, però mettevano via i soldini per risparmiare qualora succedesse che si ammalavano, e così potevano, il dottore bisognava pagarlo, questa era la situazione. Il bello era che il porto era la vita, era il guadagno, era il poter vivere. Anche tuo papà faceva questo lavoro? Mio papà faceva il barcaiolo, perché dopo l'inverno succedeva che potevano, diciamo che non c'era da pescare, non c'erano forestieri, che si chiamavano forestieri, turisti, li chiamavamo forestieri. E allora andavano nel monte, tagliavano la legna, la vendevano a chi aveva più soldi per comprarla, i più benestanti, ecco, e allora quelli la compravano, la legna. A mia casa facevano i pescatori, ecco, anche il mio papà faceva il pescatore, e quando prendeva un bel pesce grande, purtroppo non lo mangiavamo noi, ma lo comprava chi aveva più soldi, ed era i benestanti del paese potevano permettersi di comprare il pesce, quel pesce pregiato che noi non potevamo mangiare. Ecco, così era la vita del porto. Adesso, come vedete, tutte barchette per pescatori sportivi, per gente insomma che ha la passione della pesca, quindi hobby che è la passione, insomma, che va a pescare. Adesso qui guardate come dorme il porto, una volta era un movimento, sempre barche che andavano, venivano, carri, arrivavano i carri per scaricare la legna la mettevano sui barconi che la portavano nel basso lago, che non avevano le montagne, il basso lago, quindi compravano nel basso lago la legna per bruciare, perché allora non c'era il gas, non avevamo tutte quelle belle cose, elettrico e il gas, allora avevamo solo, si cuoceva con la legna. A tutti avevano una cucina economica, sono quelle, diciamo, che dove si mette dentro la legna, fuoco sopra, e si faceva la polentina, diciamo. Ecco la vita del porto cos'era. Era vivere il porto. La casetta era l'ex dogana ai tempi, quando non c'era la strada, e i battelli arrivavano qui dietro, non a quell'imbarcadero laggiù dove si fermano i battelli adesso. Dogana perché c'era la finestra. Eh? Dogana perché c'era un altro. C'era la dogana quando scendevano, come una volta quando si andava al confine, c'era la dogana. Che non era l'Italia qua una volta. Qui era Austria. Poi è venuta una signora che si chiamava Marabò e
e comprò quella casetta che era un ex, l'ex dogana, ecco, e l'aveva, le aveva messo la targa mio casello. Dopo qualcuno che disse il me casel, oppure era questo, l'ex dogana, però era mio casello quando l'ha comprata questa, questa signora di Milano. E siccome aveva un modo di vestirsi stravagante, diciamo che adesso sarebbe normale mettere... Allora lei si metteva, aveva il cappotto e le scarpe bianche e era quasi da ridere ai tempi di allora. Adesso li mettono tutti e dicevano... Ma come te sei vestita? Ma come ti sei vestita? Come la Marabò, scarpette bianche e paletò. Questo era il modo di dire a chi portava un po' stravagante le cose. Non lo sapevi? Quel negozio cos'era? Quello lì? Della pelletteria? Lì non c'era allora negozio di pelletteria. Una volta c'era lì... Vendita di cuori c'era lì. No, una volta prima ancora, andiamo avanti. C'era la, era un ristorante Idl e lì dentro c'era un giardino, dove vedete adesso, c'era il giardino. E lì andavano i torbolani, diciamo i turisti anche, a mangiare, oppure i torbolani a, bever, a bersi un quarto di vino. Si sedevano lì e lì era un giardinetto. Era una signora austriaca che aveva il, la Idl. Scusi, più in giù dove c'è la statua di Goethe, mi pare, lì c'era un vecchio porticciolo? No, il porticciolo era lì dove ci sono quel pino mediterraneo. Sì. Lì dentro andava l'ansa, se avete visto delle vecchie foto. C'era una vecchia foto l'anno scorso. Sì, sì, quella, ma ci sono ancora lì le foto. Ma là comunque il porticciolo entrava, c'era, non c'era la strada naturalmente. Qui c'era qualcosa, anche qui, però l'ansa andava dentro, che poi si chiamava Revelin. Revelin. Era la zona, ecco, là dentro, però il porto, effettivamente i barconi, qui, là era più era barca unico, per pescatori, diciamo, che potevano tirare le bisse, che erano un tipo di barca, a due prue, a due ponte, perché? Sai perché ce l'avevano? Allora... si mettevano le reti, se avessero avuto la poppa larga, facile che la rete mentre la mettevano si sarebbe impigliata in qualcosa delle barche dietro. Allora aveva le due prue, no, prue, insomma la prua, sì, due prue, le due ponte, le due punte, uguale. E così succedeva che la rete poteva, se ne andava via più, senza... più. Cosa mangiavamo una volta? Allora potrei raccontare, ma mi emozionerei se contassi come andava male una volta. E allora, chi aveva un pezzo di terra era fortunato, perché che faceva magari aveva un pezzo di terra ereditata dai padri o l'avevano così, era fortunato perché aveva un po' di pannocchie, un po' di grano e mais, no? Per la polenta. E quindi il mangiare era molto povero. Io mi ricordo a casa mia, l'ho vista mica tanto bene quando ero bambino. Ricordo che litigavamo con mia sorella per dividerci un uovo, ma non l'uovo, davvero, l'uovo veniva tagliato sodo. Intorno, no, da pociare con la polenta. Allora tagliava il bianco e lo metteva appoggiato al piatto e con un cucchiaino si prendeva il rosso un po' per uno. Il giorno dopo facevamo il contrario, tutte e due volevamo l'originale, diciamo, dell'uovo. Io mi ricordo che alla vostra età andavo all'asilo e c'era un torbolano e che il papà era in Somalia, in Africa, e gli arrivavano i pacchi con le banane. Allora, lui mangiava la banana all'asilo, tutti intorno a noi a chiederle, ma che sapore ha? Ma che sapore è da banana? Ma noi non lo sappiamo com'è la banana. Ci faceva leccare la buccia. Ai tempi magri non c'era il pane da comprare o non c'era i soldi per comprarne. Non c'era i soldi, no, ma con le tessere non era neanche il pane. No, perché quelli che lavoravano avevano un etto e mezzo di pane. La vita che si cantava è così che vive l'italian, una patata mam, un etto e mezzo di pane. L'era tutta una storia così si cantava. A cosa giocavate? I giochi? Ma i giochi, insomma, quella delle scarpe non ne avevamo, bisognava tenerle per le feste, le scarpe. E quindi
se giocavamo al pallone giocavamo scalzi e non c'erano i campi come adesso così belli lisci, c'erano i sassi. Ogni tanto sbagliavamo il pallone e l'aluce, il ditone, si apriva picchiando al sasso, giocando al pallone, capitava anche quello. Se poi giocavamo la festa che avevamo le scarpe delle feste, la scarpa delle feste, e andavamo a casa e trovavamo, e la mamma si guardava i piedi tutti polverati perché hanno giocato la domenica, ci sgridava perché diceva è l'unico paio di scarpe che hai, te le rovini? Ma io mi ricordo quando mia mamma mi raccontava che allora non c'erano neanche le automobili e mi raccontava quando era una meraviglia che correvano in casa a dire mamma è passata la carrozza senza i cavalli. Ed era una macchina, che le primi motori che giravano, ma è vero questo. Come noi che andavamo a fare il bagno, allora all'inizio potevamo farlo qui. Qui nel porto, ci tuffavamo nel porto, adesso è proibito, non si può più, ma una volta lo facevamo. Allora andavamo giù al paradiso, là in fondo, e ci sdraiavamo sulla strada per prendere un po' di caldo, perché allora il lago era anche fresco, sempre d'estate, e ci sdravamo. Pensa un po' se lo facessimo adesso col traffico che è. Sentivamo la navigazione, che era la corriera che veniva da Verona, due volte al giorno, veniva alle 2:30, e dicevano, ve la navigazione! Tutti ci alzavamo e ci tiravamo via perché sentivamo il rumore della corriera che arrivava da lontano. Era magari la prima galleria e lì